Eccoci qua ragazzi sul tutorial del cambio marcia che moltissimi mi avete chiesto su Instagram di fare, quindi seguitemi su Instagram, vi aspetto come sempre in moltissimi. Ok, iniziamo subito con questo tutorial. Allora, prima cosa, per mettere la prima, da quando si è in folle bisogna mettere in giù, quindi mettete in giù e lasciate la frizione pian piano e accelerate. Poi tutte le altre marce si mettono in su, ovviamente si tira la frizione come sto facendo vedere nel video in questo momento. Come vedete, quando si lascia la frizione, la marcia deve essere già messa dentro, vedete? Ora la metto e ora si tira la frizione e si riaccelera. È molto importante ragazzi, non dovete mettere dentro la marcia quando non state premendo la frizione. Ovviamente per scalare, quindi per passare da terza, seconda e prima, si mette tutto in giù. E per la folle si mette uno scattino sopra. Ora guardate bene questa inquadratura. Qua vedete bene come si preme la frizione e il cambio contemporaneamente, vedete? Prima si preme la frizione, poi si cambia, poi si rilascia la frizione e si dà gas. Come sempre, per ingranare la marcia si va in su, mentre per scalare si va in giù. Ok, ora di nuovo vi mostrerò. Ora farò abbastanza delle cose strane perché continuerò a cambiare marcia, come vedete ora. Dovete essere così veloci a mettere e a fare tutto unito, lo stesso movimento. Ovviamente per scalare potete tenerla premuta la frizione. Non serve che ogni marcia lasciate la frizione, ovviamente, come vedo che alcuni fanno. Però l'importante è che non acceleriate quando la frizione l'avete tirata, perché altrimenti, beh, provateci e mi direte voi cosa succede. Quindi per chi ora ha il 50 deve passare una moto 125, cioè per chi ha uno scooter deve passare una moto, state tranquilli che le marce le imparate in pochissimi minuti. Io ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti con la moto di un mio amico 50 a marce. E è veramente facile ragazzi, ovviamente dovete farci l'abitudine. Dovete provare, provare, riprovare. Dovete sbagliare prima di tutto, perché anch'io sbagliavo tante volte. Cioè no, in realtà non è vero, non sbagliavo quasi mai. Ma perché è semplicissimo ragazzi. Cioè provateci e mi direte, è veramente semplice. Spero di avervi un po' chiarito l'idea. Magari andando in raffiniamo un altro po' il cambio marcia dal piede. E niente, vedete, ho messo dentro la prima, si accelera. E ora per mettere la seconda si va in su. Terza. Vedete, è molto semplice ragazzi, non c'è niente di difficile da fare, basta semplicemente provare. E dopo, ovviamente, quando ci si ferma bisogna scalare marcia, quindi tirate la frizione, mettete il piede sopra la pedivella del cambio e iniziate a fare 1 e 2, così siete in prima. Seconda, prima. Si ingrana la marcia, si ingrana la marcia, mi raccomando sempre la frizione ragazzi. Ed ecco, è tutto molto semplice diciamo. Cercate di non cambiare marcia quando siete sempre ai 10.000 giri, 12.000 giri, perché così fondete il motore. Quindi quando andate via tranquilli cercate di cambiare abbastanza presto, 4-5.000 giri, quando inizia ad entrare la coppia, ma non è ancora in coppia. Quindi così risparmiate, oltre che benzina, risparmiate tutto, pezzi, motore ovviamente che si usura, olio. E comunque la moto non si stressa, non si scalda e va comunque meglio. Quindi vedete, è molto semplice cambiare marcia. Ora sta a voi a prendervi la moto, provare e scrivermi sotto nei commenti se ho ragione o no. Secondo me ho ragione, perché è veramente un gioco da ragazzi cambiare marcia. E quindi niente, vi aspetto nel prossimo motovlog che dovrebbe uscire questa settimana. E ciao a tutti rider.